Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Epistola di Paolo posto agli Efesini, capitolo 2, versetti 4 e 5. La corda dell'amore. C'era un bambino che tutti i giorni chiedeva un pezzo di pane al nonno, poi lo metteva in tasca e si inoltrava nella foresta per riapparire dopo 10 minuti. Trascorsero un paio di settimane e il nonno, incuriosito, seguì il bambino e lo vide fermarsi vicino ad un pozzo. Ad un certo punto lo sentì dire: «Stai tranquillo, non piangere, torno domani». Il nonno allora si avvicinò al pozzo e vide in fondo un bambino di un'altra tribù che, piangendo, diceva nel suo dialetto: «Aiuto, salvami!» Rivolgendosi subito al bambino, il nonno disse: «Che bravo nipotino, si prende cura di un bambino affamato!» «Però, tesoro mio, se tu conoscessi il suo dialetto, avresti capito che tutte le volte ti diceva: «Fratellino, grazie per il pane, ma la prossima volta, ti prego, porta una corda per tirarmi fuori di qui». Questa storiella ci fa riflettere su una cosa importante. Nonostante arrivasse il pane, il bambino restò prigioniero nel pozzo. Accade lo stesso per la vita spirituale quando non si riceve il vero pane, ossia la verità della parola di Dio che può soddisfare il cuore. Così si rischia di restare prigionieri in un pozzo profondo, una povertà che rende tristi e soli. È il pozzo profondo del peccato che allontana l'uomo da Dio. La vera povertà è infatti non possedere Gesù Cristo, che attraverso il suo sacrificio sulla croce per ogni uomo può ancora fornire quella corda d'amore che tira fuori l'uomo dalla fossa profonda delle perdizioni eterne. Spesso non ci accorgiamo che il vero pane di cui l'uomo ha bisogno è Cristo, il pane disceso dal cielo, come scritto nella parola di Dio, l'unico che può soddisfare il bisogno di ogni essere umano. Dio possa sensibilizzare quanti abbiamo accettato quella corda, affinché con amore possiamo calarla in ogni pozzo in cui giace un cuore triste e solitario.